UFO è l'abbreviazione inglese di oggetto volante non identificato. Ce ne sono? Sì, certo, ma attenzione, molti possono poi essere identificati come fenomeni naturali, aerei sperimentali o altro. A noi qui interessa la domanda centrale. Ci sono davvero UFO intelligenti, cioè oggetti guidati da qualcuno che non appartiene alla Terra? Domanda apparentemente folle, ma ascoltiamo alcuni testimoni. Sorvolavo una zona molto, molto conosciuta e non c'era nulla di particolare, no? Ad un tratto però la mia attenzione fu attratta da qualche cosa di inconsueto, no? Che si stagliava verso l'orizzonte sopra una boscaglia, un qualche cosa che non riuscivo a definire, considerando anche la distanza dalla quale mi trovavo. La quota era di circa 2000 metri. Più che mi avvicinavo, più l'oggetto diventava incomprensibile, no? Subito pensai addirittura a un elicottero in avaria, però mi resi conto subito che non era niente di tutto questo. Roteava quasi su se stesso, no? Rifletteva una luce fortissima e aveva delle forme poco definibili. Questo oggetto rifrangeva una luce di tipo alogeno molto forte, così, di mai visto, insomma, no? E giunto a circa un 300-400 metri, schizzò via in una maniera impressionante, no? Così veloce da poterlo appena poter seguire con lo sguardo. Sì. Aveva una forma così di una semisfera con dei pendagli, così, 3-4 pendagli sui lati, forse un diametro di 5-6, forse anche 10 metri, un colore grigiastro, blu, color piombo così. Però fu un attimo, e scomparve dall'altra parte dell'orizzonte senza emettere né suoni né lasciando tracce o fumogene o di altro tipo. Ma un'esperienza che decisamente preferirei non più ripetere. I propositi erano quelli di tenermela per me, perché chiaramente poi sberleffi e cose del genere erano da aspettarseli, no? In serata, rientrando a casa, non ne parlai neanche con i familiari, però recandomi un po' più tardi al ristorante incontrai un amico interessato di volo libero, il quale mi disse di avermi visto attraversare a un certo orario in una certa zona, no? E insistendo nell'affermare che io avrei dovuto per forza aver osservato qualche cosa di molto particolare, perché lui, trovandosi in zona fiume e guardando verso l'alto, vide a un certo punto un qualche cosa di indefinibile che si stagliava contro il cielo e che poi dopo scomparve dal suo angolo visivo, no? Al che io, dopo un momentino decisi di dirgli, insomma, quello che più o meno avevo visto. Un'esperienza straordinaria, confermata da un secondo testimone. Un'esperienza simile a molte migliaia di altre. Una luce di tipo alogeno, violentissima, dietro cui appare una semisfera o disco che scatta via ad altissima velocità. Sono entrata alla toilette, c'erano le tapparelle abbassate ma spinte all'infuori, e lì ho visto una striscia sul prato. Allora quello mi ha incuriosito, ho sollevato la tapparella e quando ho visto sospeso sopra una casetta alla cappella di Viglio, questo non saprei definirlo, cosa potrei dire, non lo so, che c'era una base bianca argentea luminosissima, vagliante più del sole, smussato un po' ai lati, arrotondato, con una fascia rossa a destra, blu a sinistra, forma di triangolo un po' appiattita in cima.
L'interno si sarebbe detto grigio, solo che queste fasce che si accentravano in continuazione eliminavano quasi questo color grigiastro. C'era qualcosa di solido? Sì, sì, c'era proprio l'impressione, si vedeva appunto questo grigio che si notava solo quando si dilatavano le fasce. Devo precisare che era silenziosissimo. L'unica cosa, controllando appunto con l'orologio le pulsazioni, ho notato che le lancette erano sovrapposte sulle 3, quindi le 3:15, mentre io pensavo al massimo, il più tardi, le 2 meno qua, la 1:45. Quindi c'era stato uno sballo di 1 ora e mezza che non so raccapacitarmi come sia venuto senza averne coscienza. Non mi riesce nemmeno un'intuizione, niente che mi possa ricordare cosa è successo. L'unica cosa posso dire che il mattino successivo la mia consuocera mi disse: hai un puntino strano lì sulla tempia sinistra, cosa hai fatto? Ti hanno fatto un'iniezione? Ho detto no, non ho fatto un'iniezione, non ho niente. Invece guardando c'era, ma non più grande di un'efelide, piccolissima, e invece si è ingrandito. Dunque, avvistamento, assenza temporale, un segno sul capo, forse un rapimento, un caso strano, ma anche questo del tutto simile a migliaia di altri. Vi sono stati testimoni. Qualcuno ha accennato che era stato intervistato anche da operai che lavoravano all'aeroporto Dagno e anche, credo, di un pilota. Però sono voci, non potrei... Hanno detto che in seguito, dopo alcuni giorni, erano venuti anche della Polizia Federale a informarsi e hanno dato l'ordine del non riferire niente. Sul tema del rapimento con successive operazioni mediche sono apparsi di recente studi di scienziati che sembrano confermare il fatto. D'un tratto, nello specchietto retrovisore, ho visto una luce rossa delle dimensioni di una pallina da ping pong, ferma a circa 1,5 metri dalla mia auto. Era grande dai 10 ai 15 centimetri. Ad un tratto cominciò ad oscillare da sinistra a destra, si spostava sul lato sinistro dell'automobile, poi su quello destro. Tutto si è illuminato di rosso, anche l'interno dell'auto. Poi, all'altezza di quella roccia che si intravede laggiù sul lato destro della strada, l'auto si è sollevata. Prima di perdere conoscenza ho visto ancora una pallina rossa saltellare sul sedile posteriore. Poi, ad una 30 metri da quell'edificio laggiù, c'è stato come un bagliore bianco e mi sono ritrovato sulla strada. Questo è un raro caso di teletrasporto del testimone addirittura nella sua automobile. Se ne conoscono altri in Sud America e negli Stati Uniti. Erano circa le 22:30. Tre fari gialli erano sospesi ad una 10 metri al di sopra della foresta. Hanno lampeggiato per circa 15-20 minuti. Erano immobili. Io mi sono diretto verso la foresta per vedere cosa fosse. Secondo me si trattava di un'astronave, ne aveva la forma, con sopra quei tre fari gialli. Giunto nei pressi di questo albero, ho deciso di andare più in alto per avere una visuale migliore. Ho risalito il pendio e quando sono giunto in cima, mi sono trovato faccia a faccia con un'enorme semisfera di luce, la cui base misurava tra i 10 e i 15 metri. Mi sono avvicinato e il mio corpo ha iniziato a tremare. Davanti a me c'era l'UFO. Produceva un suono sordo, emetteva delle vibrazioni simili a quelle di un trasformatore. Ad un certo punto ho cozzato contro un muro di luce, era come se fossi andato addosso ad un muro di cemento. Mi sono avvicinato 3-4 volte, ogni volta cozzavo contro questo muro. Dopo circa 15-20 minuti, l'UFO è decollato come un elicottero. È ripartito senza fare alcun rumore. Si percepiva solo un lieve sibilo. Nemmeno 5 minuti più tardi, 2 Mirage dell'aviazione svizzera hanno sorvolato la zona. Anche la barriera di luce solida è citata da molti testimoni. A questo punto viene spontaneo chiedersi: che cosa hanno osservato i professionisti del cielo, cioè i piloti di linea con anni di volo, particolarmente addestrati e sotto continuo controllo medico? Io mi trovavo in volo sulle Alpi, precisamente nella regione di Biasca,
ad una quota di 5.000 metri, quando ho visto una luce in direzione nord, quindi nella regione tra Gottardo e Passo del Susten, più o meno la mia stessa quota, luce che pochi istanti dopo ho perso dal campo visivo e non sono più riuscito a reperire. In quell'istante un altro pilota in volo si trovava sulle Alpi Bernesi, quindi volava in direzione est, ha chiesto al controllo radar se avevano un oggetto in quella regione, proprio nella regione dove io ho visto questa luce. Oggetto che, quanto riportato dal controllo radar, non era presente sullo schermo radar. Dopodiché il pilota, appunto proveniente dalle Alpi Bernesi, ha detto di aver visto una forma strana, non identificata. E questa forma si trova proprio in corrispondenza della regione dove io ho visto questa luce e non siamo riusciti a spiegarci che cosa fosse. Ho avuto occasione di parlare con questo pilota, lui ha dichiarato di aver visto una forma che apparentemente sembrava estremamente grande, abbastanza aguzza, circa 3 volte di lunghezza per 1 volta di altezza, e appunto non era identificabile come un aeromobile, non era identificabile come né piccolo aereo né aereo di linea. Quindi non poteva, secondo la sua esperienza, trattarsi nemmeno di un meteorite? No, perché un meteorite sarebbe stato in movimento. Questa luce era al momento in posizione fissa e è poi sparita di seguito. Probabilmente il radar di terra non ha rilevato l'oggetto perché era fermo e non in movimento come un normale aereo. Dunque si trattava di una luce bianca enorme, grande come 4 giambo, ci ha poi detto il pilota, ferma nel cielo e che poi è scattata via. Secondo i 2 piloti, non era né un aereo né tantomeno un fenomeno meteorologico. La stazione radar di Maastricht ci ha detto che l'UFO è partito in direzione nord e che poi è tornato ad una velocità di 4-5.000 km orari, velocissimo. Alla fine si è stabilizzato a 3 miglia nautiche sulla nostra destra, a 45 gradi, dunque a circa 5 km da noi. Abbiamo messo le cuffie, abbiamo guardato verso destra e da un tratto c'è stato un bagliore immenso davanti a noi. Non ho mai visto una luce come quella, molto veloce, molto intensa. La radio non dava alcun segnale, niente di niente. Maastricht ci disse che l'oggetto si era poi fermato per qualche minuto dietro di noi e che poi era ripartito rapidissimo verso sud. Viaggiava ad una velocità 4-5 volte maggiore rispetto alla velocità del suono. Più tardi ho letto il rapporto di quel controllore radar. Dopo nuova verifica dei dati, ha scritto che la velocità era probabilmente del doppio, vale a dire circa 10.000-12.000 km orari. Questo oggetto è ripartito in direzione sud, è ritornato ed è ripartito di nuovo. Sembrava quasi che giocasse a rimpiattino con noi. L'UFO era enorme, velocissimo. Volava a 10-12.000 km orari, è stato visto sul radar e sembrava giocare con l'aereo di linea. Un aereo militare o sperimentale non si comporterebbe certamente così. È quanto ci spiega anche un altro pilota di Swissair in base a una sua esperienza. Improvvisamente l'oggetto, che per un po' aveva volato accanto a noi, ha virato e poi, a grandissima velocità, è sparito girando a 90 gradi. Credo che in questo caso sia da escludere una spiegazione fisica del fenomeno, poiché il movimento di questo oggetto non aveva nulla a che vedere con un oggetto volante conosciuto. Era praticamente sospeso nell'aria davanti a noi e poi si è allontanato ad altissima velocità, virando a 90 gradi rispetto alla nostra rotta. Nessun oggetto volante conosciuto può fare una cosa del genere.
Molti piloti sono reticenti a raccontare i loro avvistamenti di UFO per non essere derisi e spesso per il divieto della loro compagnia di volo. I piloti militari sono sempre vincolati a segreto. Guardiamo e vediamo una stella, o almeno crediamo che sia una stella cadente. Ma mi dico subito che non è possibile per via della velocità. Scende dolcemente all'orizzonte, oscilla un po' a sinistra e un po' a destra, a sinistra e a destra. La cosa eccezionale è che quella luce risale poi fino alla posizione iniziale. E tutto questo in meno di 30 secondi. Non è normale. Ha parlato di questo con dei piloti militari? Sì, ho parlato con dei piloti militari americani in Alaska. Mi hanno riferito che sono accadute molte cose da quelle parti, ma ai piloti non è permesso discutere di queste cose. Dunque, secondo lei, i piloti militari sanno molte cose, hanno anche loro osservato cose di questo tipo e non ne possono parlare. Ah, sì, sì. Sicuro delle loro testimonianze? Le ritiene credibili? Oh, sì, certo. Un caso impressionante documentato, qui ricostruito dalla Nippon TV, è quello di un Boeing 707 giapponese in volo sopra l'Alaska. Il 17 novembre 1986, il comandante Terauchi, alle 17, durante il volo Parigi-Tokyo, osserva due luci rosse che si stanno avvicinando. La torre di controllo di Anchorage non ha nulla da segnalare. Le luci si avvicinano. I tre piloti sentono un'ondata di calore. Poi le luci scompaiono. In seguito appaiono due luci bianche. Il radar di bordo segnala la vicinanza di un oggetto. L'oggetto accompagna l'aereo in direzione della città di Fairbanks. Grazie al contrasto delle luci della città, l'equipaggio può vedere l'oggetto. Non crede ai propri occhi. È 30-40 volte più grande del Boeing 707. Per cercare di liberarsi, il Boeing fa una virata. La torre di controllo chiede ai piloti se richiedono l'intervento di un cacciabombardiere. No, sarebbe troppo pericoloso, rispondono i piloti. Un Boeing della compagnia El Al deve infatti incrociare nella zona. Verso le 18 l'oggetto scompare. L'avvistamento è durato un'ora. Questi sono gli schizzi del comandante Terauchi. Con il suo equipaggio ha dunque visto un enorme oggetto non identificato, intelligente, cioè guidato, con ogni probabilità non di costruzione terrestre. Oltre alle testimonianze vi sono fotografie e filmati che documentano l'avvistamento di UFO. Ve ne sono da ogni parte del mondo. Vi mostriamo ora alcuni video realizzati in Messico da un gruppo, i Vigilantes, che conta un centinaio di soci. Siamo un gruppo di amici dei quattro angoli di Città del Messico. Abbiamo sempre con noi una videocamera, sul posto di lavoro, a scuola. Così da essere sempre pronti a filmare un UFO appena appare. I filmati sono esaminati dall'Istituto di Informatica dell'Università Sol di Città del Messico. Dunque, un'università si occupa ufficialmente del tema UFO, caso piuttosto raro. Sono usati metodi di analisi di avanguardia. Il nostro lavoro consiste nel verificare
che non ci siano manipolazioni delle fotografie o elementi di dettaglio delle riprese video che possano fare dubitare della loro genuinità. Oltre all'esame col computer, noi facciamo verifiche anche sul campo, intervistando cioè i testimoni, valutando la loro credibilità. Y ver si no hay fines de lucro o afanes de notoriedad de la persona que nos trae el material o que trae, hacen los videos o las fotografías. Ecco un video del 1991, nel giorno dell'eclissi totale di sole. La telecamera inquadra l'oggetto nel cielo, poi scende sui tetti per poter valutare in seguito la posizione e la distanza dell'UFO. Ecco l'oggetto alla moviola. È come una trottola o un disco che gira vorticosamente su se stesso. E ora un altro UFO nel cielo. Lo rivediamo alla moviola. Sono immagini stupefacenti. ...1992. Un UFO si sposta nel cielo. Qui è inquadrato a distanza ravvicinata. ...1994. Un altro UFO nel cielo, questa volta nella provincia messicana. Talvolta gli UFO si presentano in formazioni numerose, come in questo avvistamento del 1994. Sono documenti genuini? Vi sono le verifiche del professor Quesada? E poi è davvero difficile pensare alla contraffazione di alcune centinaia di video girati dai vigilantes. Sarebbe una cospirazione costosissima. E a vantaggio di chi? Vi sono pure fotografie come queste famose scattate da Paul Trent, un contadino dell'Oregon, nel 1950 e convalidate dai laboratori dell'aviazione militare degli Stati Uniti. Questa è una fotografia di un UFO scattata in Germania con relativa analisi. Queste sono due fotografie del 72 scattate nel Nuovo Messico vicino alla base atomica di Manzano. Gli UFO sono spesso avvistati sopra obiettivi atomici. E questa è una serie clamorosa di fotografie del 1987 scattate dai coniugi Walters nella zona di Gulf Breeze negli Stati Uniti. Lo stesso oggetto fu fotografato da altre persone in modo indipendente. Ci fu chi disse che si trattava di un falso, ma una perizia di un famoso esperto militare americano ha confermato l'autenticità del materiale. Mi chiedevo se potesse essere vero,
Non riuscivo ad immaginare che il signor Walters avesse potuto falsificare le fotografie. Inoltre c'erano molti altri testimoni che sostenevano gli stessi fatti. Avrebbe dovuto trattarsi di un'enorme cospirazione. La gente aveva visto qualcosa e lui l'aveva fotografata. Ad ogni modo, ho studiato le fotografie molto accuratamente e la mia conclusione è che gli avvistamenti sono autentici. È importante dire che lo stesso UFO è stato filmato in nazioni diverse. Si sarà notato che vi sono molti tipi diversi di UFO. Qui vi sono alcuni esempi. Un altro elemento studiato in relazione alla veridicità del fenomeno UFO sono le tracce che sarebbero lasciate da loro sul terreno in caso di atterraggio. Noi abbiamo analizzato queste tracce e che cosa abbiamo trovato? Due cose molto importanti. Primo, che il terreno non era bruciato come si pensava all'inizio e come tutta la storiografia degli UFO dice, ma in realtà era stato attraversato da una forte fonte di microonde. Microonde con un'intensità superiore a 50 milioni di volte a quello di un forno industriale. Quindi pensate voi la potenza di queste macchine, che aveva completamente cambiato la cristallinità del terreno. Bene, noi per la prima volta siamo riusciti a riprodurre il fenomeno in laboratorio e a misurarlo. Quindi Galileo sarebbe contento, perché Galileo era uno di quelli che diceva bisogna misurare i fenomeni in laboratorio. Quindi nessuno scienziato al mondo può più dire che noi abbiamo in mano una prova falsa. Talvolta dagli UFO cade una sostanza biancastra. La sua analisi ha dato risultati sconcertanti. Basterebbe, per esempio, ricordare l'analisi che venne fatta del magnesio a Ubatuba in Brasile nel 1957. Passa un oggetto volante non identificato, lascia cadere della roba, questa roba viene analizzata e si scopre che c'è del magnesio. Ma magnesio di che tipo? Un magnesio più pesante del nostro. Un magnesio che aveva nel suo nucleo qualche particella in più, qualche neutrone in più, quindi pesava di più. Ebbene, bisogna sapere che magnesio di questo tipo può venire solo dallo spazio, da un'altra regione dello spazio, che non è magari neanche nel nostro sistema solare. E nel 67 lo stesso tipo di magnesio in Francia, a Lille, viene esaminato dal laboratorio del CNRS francese. Anche lì, un altro caso, si ritrova sempre però questo magnesio più pesante. Magnesio di natura, senza problemi, a dirlo, extraterrestre, al di fuori del pianeta Terra. La mia conclusione è semplicissima, al di là di queste prove, e ovviamente ce ne sono altre di natura chimica molto importanti nella storia della ricerca ufologica, al di là di tutto, oggi siamo sicurissimi che il fenomeno è esogeno al pianeta Terra, cioè viene da fuori, è tecnologico, non è di nostra competenza, non lo sappiamo riprodurre. E le autorità cosa dicono in merito agli UFO? Per molti anni hanno negato o ridicolizzato il tema, ma il loro atteggiamento è parzialmente cambiato. Abbiamo visto un grande oggetto nel cielo che non abbiamo potuto identificare. Aveva dei fari molto potenti diretti al suolo. Nel 1989-90 in Belgio vi sono stati numerosi avvistamenti di UFO da parte di oltre 2000 civili e di numerose pattuglie della polizia. Era un oggetto di forma triangolare, con tre luci ai vertici e una al centro, che volava a bassissima quota, proprio sopra le case e senza alcun rumore. Questa è una fotografia dell'oggetto corredata di analisi termografiche. E questa è una ripresa filmata. L'aviazione militare belga ha accettato ufficialmente di collaborare allo studio del caso. Dopo che i suoi radar di terra hanno rilevato la presenza dell'oggetto, alcuni caccia hanno cercato di intercettare l'UFO, ma senza successo, perché l'oggetto compiva manovre impossibili ed era dunque guidato.
Non poteva forse trattarsi di un aereo sperimentale come lo Stealth, l'aereo invisibile? Il governo degli Stati Uniti ha smentito questa possibilità. E poi lo Stealth è rumoroso. E inoltre, perché mai aerei sperimentali stranieri volerebbero su zone altamente abitate e a bassissima quota? Avvenimento storico. Il capo dell'aviazione militare belga, generale Charles de Brouwer, tiene una conferenza stampa il 18 dicembre 1989, in cui conferma l'intercettazione di alcuni UFO. La station radar de Glon, qui se trouve donc entre Tongres et Liège, a été contactée plusieurs fois pour demander s'ils avaient des observations au radar aussi. In uno scritto affermerà: non vi sono indizi di pericolosità. Il mistero della loro provenienza rimane, ma il fenomeno esiste, è reale. Occorre inoltre dire che l'UFO avvistato in Belgio ricorda molto quello avvistato dalla signora Bizzozzero in Ticino ed è del tutto simile a un UFO filmato a Puebla, in Messico. Altre conferme ufficiali. Nel 1958 il presidente del Brasile, Juscelino Kubitschek, dichiarò ufficialmente che una nave militare brasiliana aveva avvistato e fotografato un disco volante. Questi sono i documenti. La Spagna ha recentemente declassificato alcuni documenti che confermano l'avvistamento di UFO, come nel giugno del 76 sulle isole Canarie, quando centinaia di persone videro una grande luce bianca che emetteva raggi. Lo scritto è del comandante militare locale. Ma c'è di più. Nella stessa circostanza, dicono sempre i documenti ufficiali, alcune persone avrebbero visto degli umanoidi nell'UFO poi atterrato. Ancora in Spagna, un disco luminosissimo è visto uscire dal mare. Un avvistamento analogo è segnalato anche in Italia. Il 14 novembre 1978, i tre piloti di un supercaravel spagnolo in volo sopra Valencia vedono tre luci rosse che si avvicinano in rotta di collisione e che poi sembrano giocare con l'aereo. Il caravel compie un atterraggio di emergenza a Valencia. Caccia militari spagnoli si alzano in volo, osservano gli oggetti senza poterli raggiungere. Nel 75, sulla base militare di Bardenas Reales presso Navarra, è visto un UFO a bassa quota. E dire che il governo spagnolo fino al 90 aveva sempre negato l'esistenza di un dossier UFO. Lo stesso vale per l'Inghilterra, ma già prima del 90 vi erano state molte dichiarazioni sporadiche che qui elenchiamo, come quella del generale Lord Dowding nel 54, secondo cui si conoscevano già allora 10.000 segnalazioni di UFO e che gli UFO erano certamente di origine extraterrestre. Nel 1954 il pilota della RAF Saladin quasi si scontra con alcuni UFO. Questo è lo schizzo fatto da Saladin. Il capo del segretariato della difesa, Ralph Noyes, dice di avere visto già nel 64 filmati militari di UFO, dunque i militari sapevano. Nel 78 il poliziotto Tony Dude con un collega vede un UFO. Nell'80 è la volta dell'agente Alan Godfrey. Eppure, come detto, fino al 90 non vi sono dichiarazioni ufficiali. Tutto è altamente segreto. Poi vengono ufficialmente ammessi alcuni casi marginali. Il top secret vale tuttora anche ad altissimo livello. Perfino l'ammiraglio Hill Norton, già capo dello staff della difesa, ha dichiarato di essere stato tenuto all'oscuro dell'esistenza di uno speciale dipartimento UFO in relazione con gli Stati Uniti. Ecco un caso eccezionale, sempre in Inghilterra, nell'80. Ai margini della base americana di Woodbridge fu osservata la discesa di un UFO presumibilmente in avaria. Pattuglie militari che si recarono sul posto descrissero l'oggetto come metallico, poggiante su tre piedi, emanante una forte luce bianca. Quando vi si avvicinarono, i motori delle loro auto si spensero e cadde anche il contatto radio.
non è fantascienza. L'episodio è confermato da questo documento ufficiale del vicecomandante della base, tenente colonnello Charles Hull. In esso si legge pure che il giorno successivo si trovarono le tracce lasciate dall'oggetto sul terreno. Ma c'è di più. Secondo i soldati della pattuglia, tre umanoidi sarebbero scesi dall'UFO. Altezza un metro, grande testa, tutta d'argento. Con loro avrebbe comunicato per telepatia e gesti il comandante della base, generale Gordon Williams. L'incontro non è mai stato ufficialmente confermato. Francia. Nel febbraio 74 l'allora ministro della difesa, Robert Gallet, dichiarò in un'intervista che da 20 anni la Francia faceva studi sugli UFO e citò alcuni casi. Furono anche pubblicati risultati di studi ufficiali, come quelli sulle analisi delle tracce lasciate da due UFO nel 75 e nell'81 nel sud della Francia. Fu scritto che il fenomeno fisico esiste, la sua provenienza, modalità di spostamento e di comportamento sfuggono alla comprensione umana. Vi accennò anche il professor Malanga dell'Università di Pisa. In seguito la Francia ha praticamente bloccato tutte le informazioni. Anche l'Italia, dal 78, ha iniziato a dare qualche notizia sulla sua attività in campo UFO. Questi sono gli avvistamenti negli anni 80. La Svizzera a lungo ha detto di non occuparsi di UFO. Tuttavia dal 90 il Dipartimento Federale Militare ha dato libero accesso a una piccola mappa preesistente contenente molti avvistamenti civili ma non militari. Ha però reso noto due interessantissimi rapporti dei radar militari da cui risulta che il 2 agosto 93 alle 23 e per un'ora è stato rilevato un UFO. Non poteva essere né un meteorite, non cadono a zigzag, né uno stormo di uccelli, non è così veloce, né un velivolo. Il 13 giugno 93 il radar ha rilevato la traccia di un UFO che si spostava non orizzontalmente ma verticalmente con cambiamenti di quota da 5.500 a 8.500 metri in pochi minuti. Certamente non un elicottero. L'oggetto era anche in grado di passare da 8.000 a 20.000 metri in pochi istanti. Gli specialisti dei radar e dell'aviazione militare non sanno cosa dire. Né si sono mai espressi su questa fotografia che mostra un UFO sorvegliato da un Mirage dell'esercito. Foto convalidata dal computer. Unione Sovietica. Nel 1990, poco tempo dopo gli avvistamenti in Belgio, il generale Igor Maltsev, capo supremo dell'aviazione militare sovietica, ammise ufficialmente l'esistenza di UFO intelligenti e non terrestri. Disse che alcuni MiG avevano osservato un disco di 100-200 metri di diametro, capace di star fermo nell'aria e di compiere evoluzioni straordinarie. Vi era anche conferma dei radar di terra. Altri generali sovietici affermarono poi che attaccarli sarebbe pura follia. Nel 91 furono resi noti alcuni documenti del KGB. In essi si legge che nel 1989, sopra la base atomica di Kapustin Yar, durante 2 ore vi fu un UFO che con un raggio sembrò ispezionare le installazioni. Da altra fonte risulta che nel 1990 un UFO triangolare atterrò vicino alla postazione radar di Kuibyshev e distrusse l'impianto con alcuni fasci di luce. L'oggetto rimase nella zona per 1 ora e mezza. Nel 1984 un UFO è stato visto in Ucraina, sopra una base missilistica. Non si poteva far niente. Dopo che l'UFO se ne fu andato, ci si accorse che il sistema elettronico di guida dei missili era fuori uso. Così è stato necessario rifare tutta la programmazione. La cosa interessante è che episodi simili sono successi anche negli Stati Uniti. Anche loro hanno avuto apparizioni di UFO sopra le basi atomiche. È accaduta la stessa cosa.
1989, l'anno della caduta del muro di Berlino. L'agenzia ufficiale TASS annuncia per la prima volta l'atterraggio di un UFO a Voronezh. Testimoni, alcuni bambini e numerosi adulti. È stato probabilmente questo fatto a dare l'avvio alle dichiarazioni di altri paesi. Dall'UFO sceso a Voronezh sono usciti, dice la TASS, alcuni umanoidi e dei robot. L'episodio si ripete 3 volte. I testimoni sono interrogati anche da esperti occidentali e ritenuti credibili. Lo studio delle tracce rileva la presenza di sostanze non conformi a quelle terrestri. Il disco aveva la forma di un uovo, era alto 15 metri, lungo 5-6 metri. In base alle tracce doveva pesare almeno 11 tonnellate. Gli umanoidi erano enormi, 3-4 metri di altezza. Anche negli Stati Uniti il tema UFO è top secret. Lo è tuttora, ma qualche spiraglio è stato aperto con la legge sulla libertà di informazione del 1970, voluta dal presidente Carter, che nel 1969, quando era governatore, avvistò un UFO, come è detto in questo documento. La legge permette di avere accesso a documenti segreti sempre che non compromettano la sicurezza nazionale. Ciò nonostante, sono state fatte rivelazioni importantissime, come vedremo. Inoltre, alcuni veterani militari iniziarono a raccontare le loro esperienze. Per questo, taluni ebbero grosse difficoltà, si cercò di screditarli. Fu il caso del tenente colonnello Wendell Stevens. Nel 1947 fu trasferito dalla base di Roswell, Nuovo Messico, dove si occupava dello studio di aerei nemici catturati, in Alaska, quale responsabile di una squadriglia incaricata di fare rilevamenti della zona. Presto, a Stevens fu chiaro che la vera missione era quella di fotografare gli UFO segnalati in quei cieli. Il nostro equipaggio riferì di aver visto un oggetto a forma di disco fermo sulla distesa di ghiaccio. Al loro avvicinarsi, l'oggetto si sollevò in aria e volò via. L'equipaggiamento necessario per far decollare un nostro B-29 in Alaska era quasi più voluminoso del B-29 stesso: radiatori, generatori elettrici, unità lubrificanti, unità per il carburante. Inoltre, erano necessarie parecchie ore di lavoro per preparare un B-29 al volo nello spazio aereo dell'Artico. Qui invece abbiamo un oggetto posato sul ghiaccio, senza alcun tipo di materiale di supporto, che ad un tratto balza in aria e vola via, senza lasciare alcuna traccia dietro di sé. Ora questo per noi è impossibile. In seguito ricevemmo un rapporto in cui si diceva che ne era stato visto uno emergere dall'acqua, fermarsi sulla sua superficie e poi alzarsi in aria e prendere il volo ad altissima velocità. In un'altra occasione ne è stato visto uno atterrare sull'acqua e poi sparire. Nessuno dei nostri velivoli è in grado di fare una cosa del genere. Un altro caso importante è quello dell'allora tenente Graham Hibbethune durante un volo dall'Inghilterra agli Stati Uniti su di un C-54 da trasporto. Era il 1951. L'episodio fu confermato da tutto l'equipaggio. Improvvisamente scorgemmo delle luci. C'era una sorta di disegno luminoso sull'acqua. Proprio sull'acqua. Le dimensioni di questo disegno luminoso erano davvero fastidiose. Sembravano infatti una moltitudine di navi, di portaerei. Sembrava un anello di luci. Non sapevamo cosa stesse accadendo. Così chiedemmo informazioni sulle navi che si trovavano nella zona. Non c'erano navi nella zona. Non c'era alcun fenomeno boreale in atto. Non era stata prevista alcuna attività in quella zona. Per cui ciò che avevamo visto avrebbe potuto forse essere uno degli esperimenti segreti sottomarini. In seguito abbiamo visto una specie di piccola aureola a circa 25 miglia a distanza. Ad un tratto ci trovammo quell'aureola proprio davanti a noi. Non poteva aver percorso 25 miglia così velocemente. Quando abbassai l'aereo, cercando di passarci sotto, la cosa si fermò a circa 15 gradi dalla prua. In quell'istante l'oggetto si trovava al di sopra dell'orizzonte. Era notte ed era difficile vederlo, ma ci riuscimmo ugualmente. Riuscimmo a vedere la cupola, riuscimmo a scorgere l'astronave a forma di disco. Riuscimmo a scorgere più o meno le dimensioni. Poi si allontanò di circa 5 miglia. Rallentò e per un po' continuò il viaggio con noi. Questo è il rapporto ufficiale di quell'episodio.
Altro caso, quello del 1954 del pilota militare Mel Noel, che faceva parte di una squadriglia incaricata di filmare gli UFO nei cieli degli Stati Uniti. Come istruzione, alla base furono mostrate loro fotografie e filmati di UFO. Ci fecero vedere circa 600 fotografie istantanee ed anche un certo numero di filmati di avvistamenti di UFO fatti dai caccia. Presto la squadriglia avvistò 5 oggetti senza però riuscire a filmarli. 5 giorni più tardi ci imbattemmo negli stessi 5 dischi o in altri 5 e riuscimmo a filmarli. Una settimana più tardi ne vedemmo 16. E poi cominciamo ad avere seri problemi psicologici. Erano piloti poco più che ventenni, erano inermi davanti agli UFO. Poi successe qualcosa di incredibile. In cuffia sentirono una voce che in inglese diceva che loro venivano in pace e che erano preoccupati per ciò che l'uomo stava facendo. Per i piloti, quella voce non era un'allucinazione. Erano venuti qui sulla Terra per avvertirci di un certo tipo di tendenza pericolosa. Si riferivano allo sviluppo atomico, ai pericoli connessi e che potevano aggravarsi. Avevo 21 anni e ciò mi sconvolse. Ci chiedevamo se eravamo sani di mente e cos'era quell'esperienza così strana. Non è stato divertente, non è stato affatto divertente. Ma ecco alcuni documenti ufficiali americani ora accessibili. Il generale Nathan Twining preparò nel 1947 uno studio sugli UFO all'attenzione del generale di brigata al Pentagono George Shulgin. In esso si legge che sulla base del materiale a disposizione il fenomeno UFO è reale, che gli oggetti hanno capacità di volo straordinarie e che compiono manovre elusive, ciò che fa pensare evidentemente a una guida intelligente. Il documento aggiunge: gli oggetti sono apparentemente metallici, a forma di disco, volano anche in formazione, la loro origine è ignota, la loro tecnologia è sconosciuta. Il documento del 1947 è stato reso pubblico grazie al presidente Carter. Una domanda centrale: gli Stati Uniti sono forse in possesso di resti di dischi precipitati? Da molte testimonianze sembrerebbe che nel 1947, nei pressi di Roswell, Nuovo Messico, uno o più dischi sarebbero caduti forse a causa di esperimenti militari con onde elettromagnetiche. Mac Brazel, un contadino, raccolse alcuni strani rottami nel suo campo e li portò alla base aerea di Roswell. Erano di materiale ignoto, con scritte simili a geroglifici. Il comandante della base li esaminò e con un comunicato stampa dichiarò: abbiamo recuperato un UFO. Ma poche ore dopo il generale Ramey, su ordine del Pentagono, negò il ritrovamento. Disse che si trattava dei resti di un pallone sonda, ciò che molti anni dopo fu smentito da alcuni militari, testimoni diretti del fatto. Ufficialmente la versione del pallone è quella ancora sostenuta fino a tutt'oggi. È un episodio molto discusso. In ogni caso, questo documento del 1947 con le note a mano di Edgar Hoover, allora direttore dell'FBI, dice testualmente: l'FBI deve avere accesso all'UFO recuperato. Dunque era vero? Per molti qualificati analisti, sì, senza dubbio. Altra domanda: gli Stati Uniti hanno recuperato corpi di alieni? Questa è solo una ricostruzione dei presunti esseri caduti a Roswell. Su questo memorandum del 50 di un agente dell'FBI al suo direttore Edgar Hoover si legge che l'aviazione militare è in possesso di 3 dischi volanti, ognuno con i resti di 3 piccoli umanoidi in una tuta argentea. Questo documento è stato liberato nel 1983 su ordine di un tribunale. Tutto ciò fu confermato sempre nell'83 in questa lettera del professor Robert Serbacher, direttamente coinvolto negli anni 40 nel problema UFO. Serbacher scrive: il materiale di costruzione dell'UFO era leggero e resistente, gli umanoidi avevano organi interni simili agli insetti. Dunque era vero? Per molti qualificati analisti, sì, senza dubbio.
Ma perché il segreto? Probabilmente perché non si voleva spaventare l'opinione pubblica, perché si sarebbe dovuto ammettere la propria impotenza di fronte agli UFO e forse perché si sperava di trarre un vantaggio tecnologico dal materiale recuperato. Comunque sia, nel 1947 iniziò subito un'operazione di copertura. Furono costituiti progetti di studio con l'obiettivo, risulta oggi dai documenti, di tranquillizzare l'opinione pubblica, ma anche di ridicolizzare e di creare confusione sul fenomeno mediante la disinformazione. Sono i progetti Grudge, Psych, Blue Book. La vera ricerca avvenne nella massima segretezza, molto probabilmente nell'ambito del progetto Majestic 12 sotto la guida del professor Van Ever Bush. Tutto ciò è smentito dall'autorità ma confermato da molti analisti. Questi documenti del Majestic 12 sono stati consegnati anonimamente nel 1984 ad un ricercatore e un memorandum per il presidente Eisenhower. Vi si legge che il 7 luglio del 1947 un UFO è precipitato a Roswell con alcuni umanoidi a bordo e che alla stampa fu detto trattarsi di un pallone sonda. È un falso, come sostengono molti? Questo documento del 50 lo smentirebbe. L'ingegnere canadese Wilbur Smith riferisce al suo governo che il tema UFO negli Stati Uniti è più segreto di quello atomico e che un gruppo guidato dal professor Van Ever Bush è incaricato dello studio. È proprio il Majestic 12. Da allora molti episodi si sono succeduti. Ad esempio, tra i tanti, nel 1978 un UFO sarebbe sceso sulla base di Fort Dix e un alieno sarebbe stato ucciso. Nel 1993 un UFO avrebbe messo fuori uso l'elettronica dell'arsenale atomico della base di Manzano, come in Unione Sovietica. Con queste spettacolari riprese di un UFO, se ne vede bene la parte inferiore, concludiamo dicendo che da quanto si è visto e ascoltato, gli UFO intelligenti, cioè guidati da qualcuno probabilmente non di terrestre, esistono. Si tratta di un fenomeno reale. Sulla base di testimonianze di piloti di linea e militari, di fotografie e filmati analizzati scientificamente, di dichiarazioni di aviazioni militari, in particolare del Belgio e dell'ex Unione Sovietica, sembra di poter dire che gli UFO esistono e che sono guidati da qualcuno disconosciuto e che dovrebbe venire da altrove. Ciò è detto anche in un documento ufficiale degli Stati Uniti scritto dal generale Twining già nel 1947.
Altri documenti dell'FBI in particolare indicano che gli Stati Uniti quasi certamente sono in possesso di dischi caduti e dei corpi dei loro occupanti. Ma chi sarebbero quei piloti alieni? Non vi sono dichiarazioni ufficiali, è una zona grigia. Chissà, forse il contatto c'è già stato, ma è tenuto segreto. Per cercare di capire abbiamo perciò raccolto le testimonianze di persone che dicono di aver avuto un incontro con loro, gli alieni. Sono episodi sconcertanti e certo in larga parte indimostrabili. Ma ci sono migliaia di testimonianze e molti elementi coincidono. Luglio 68, il signor Walter Rizzi è in pan con la sua auto di notte sulle Dolomiti. Ricorda come fosse ieri. In quel momento che si è spostato il banco della nebbia a circa 300 metri c'era un UFO enorme. Mi è venuto di botto un batticuore, ma non dalla paura. E sono andato giù. Quando sono arrivato a circa 40-50 metri sulla destra di quest'UFO c'era un robot enorme su tre gambe con quattro braccia che lavorava un po' sull'esterno dell'UFO. E quello che non riuscivo a capire, questa luce intensa che non mi dava fastidio agli occhi era delimitata a circa mezzo metro dall'esterno dell'UFO, cioè era tagliata giù come una torta, cioè di qua era tutto buio e di là era luce. In quel momento dal centro dell'UFO si apre una luce arancione, a metà di questa luce nel centro c'era come una luce viola, è asceso un essere con un casco di vetro alto circa 1,60 m, aveva la pupilla come i gatti, così smeraldo, il bianco era leggermente castano, molto obliqui, poi avevo il naso piccolissimo come un gatto, ma anche il colore come un gatto, come bocca era fine, e poi le orecchie piccolissime, molto aderenti, la pelle era leggermente un'oliva, un verde chiaro, oliva chiaro, e quando muoveva la testa così era come se fosse di gomma, non faceva rughe né niente. È corso subito verso di me, l'ho chiesto mentalmente, non lo chiedi da dove vengono, già ho avuto la risposta. Mi ha detto che loro venivano da un'altra galassia, molto lontana, perché mi ha spiegato che il loro pianeta a suo tempo era esploso e hanno dovuto cercarsi un altro pianeta. E dal pianeta dove loro vengono è un pianeta, mi ha detto, che è 10 volte il nostro pianeta come grandezza. Ci sono due soli, un sole grande e un sole piccolo. E mi dice che quell'UFO dove sono loro è un trasporto, per quello è così grande, perché loro portano giro materiale, piante, erba e così, perché loro hanno intenzione, molto spesso loro prendono dei pianeti che sono simili al nostro e vogliono portare bestie, come a suo tempo mi ha detto. Altri extraterrestri della vostra galassia hanno impiantato voi su questo pianeta. Le ho chiesto se possono dire qualche cosa del nostro futuro. Allora dice, io non posso dirti niente, però, dice, il vostro pianeta non è bilanciato e nel prossimo futuro succederà un disastro sul vostro pianeta. Il disastro, probabilmente, mi ha detto, sarà da una crepa che è nell'Atlantico, alla quale viene sempre fuori del magma. Ha parlato anche di Dio. Quando gli ho fatto quella domanda, è rimasto stupefatto che gli avessi fatto volentieri una domanda così cretina. Allora mi ha guardato molto seriamente, perché quando mi guardava io mi sentivo denudato da quell'individuo, e come dico, sentivo una felicità interiore che non si può descrivere. Allora lui mi ha risposto: io sono Dio, tu sei Dio, l'aria che respiri è Dio, la terra dove pesci è Dio, i sassi, le piante, tutto quello che ti circonda è Dio. Capito che stavano per andare via, ora mi ha preso la disperazione,
solo guardandolo forte e gridando, dicevo, pensando, ma parlavo anche a voce, dicevo: non lasciarmi così, dammi qualche cosa di te, non lasciarmi così, non lasciarmi solo, dammi qualche cosa di te. Lui mi dice: stai calmo, sta calmo, non possiamo darti niente che sarebbe negativo per te. Ma pensi, mi sono messo in ginocchio così, no? E lo pregavo, e piangevo, guarda, ero disperato. Un'esperienza molto profonda e commovente, dunque, un'esperienza positiva. A tanti anni di distanza l'emozione è ancora viva in Rizzi. Il colloquio avveniva per via telepatica. Dopo l'incontro Rizzi per un anno soffrì di disturbi della pelle e neurovegetativi, perse i capelli come tanti altri testimoni, sono sintomi di probabile esposizione a radiazioni. Siamo ora in Messico. Questo è il villaggio di Tepoztlán, a 3 ore dalla capitale. Qui incontriamo Carlos Diaz, un personaggio straordinario. 15 anni fa anche Carlos ebbe un incontro che gli cambiò la vita. Vide nel cielo più volte degli enormi oggetti rossi ed entrò in contatto con i loro occupanti. Gli incontri avvengono tuttora. Queste luci rosse sono già viste da secoli sulle montagne intorno a Tepoztlán. Un picco si chiama proprio Cerro de la Luz, picco della luce. Ancora oggi sono molti gli abitanti che le vedono, ma Carlos dice di avere anche contatti. In molte occasioni l'oggetto o bien tante volte l'oggetto è disceso dal cielo. Lo vedevo all'altezza del picco della luce. Poi scendeva sul campo di calcio. O in molte occasioni, e che è per me algo molto speciale. È una cosa strana. Io sono qui nel campo e spero di avere un incontro. Provo una sensazione particolare. Sento nel mio cuore un sentimento come quando sono innamorato, e allora di colpo l'oggetto si presenta. Sono oggetti di luce. Di una luce che splende dal centro, ma stranamente tutta contenuta nell'oggetto. Mantuviera esa luz encerrada en el objeto. Me ha toccato per metallicos también. Ho visto anche oggetti di metallo, ma anch'essi si trasformano in luce. È una cosa che mi sorprende molto. Passano da uno stato solido alla luce e viceversa. Si vede come una nebbiolina luminosa, perfettamente delimitata, con milioni e milioni di puntini luminosi di energia. È uno spettacolo bellissimo. È un spettacolo veramente bellissimo. Carlos è anche entrato nell'UFO. Il poter entrare. Entrare nell'oggetto è qualcosa di formidabile. Un'esperienza imborrabile. Ciò che si vede all'interno è soltanto luce. È unicamente luz. Luz amarilla. La cosa per me più emozionante fu quando cercai di toccarmi la testa. Pensé, bueno, ¿qué sucede si sigo el viaje de mi mano? Y el viaje mi accorsi che la mia mano attraversava la mia testa. No toqué mi cuerpo. Mi rendevo conto che stavo facendo un movimento, certo. Ciò vuol dire che anche il mio corpo si era trasformato in luce. Che il corpo di uno si trasforma también en la misma luz. He tenido la
l'opportunità di vedere a questi. Ho potuto vedere gli esseri nella forma che hanno acquisito per stare fra di noi. Sono come noi. Sono intervenuti sulla loro struttura genetica per ottenere questo. Lo più possibile al essere umano. Sono come noi. Lo fanno perché vogliono capirci, studiarci. Gli ho detto: da dove vieni? Camminava davanti a me. Detuvo su camminare, lì va davanti di me. E volteò. Si è fermato. Mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto: Carlos, ti potrei anche dire da quale stella, da quale costellazione veniamo. Di qualche galassia. Ma ciò che conta è che siamo qui. Lo più importante è che qui già siamo. Perché vengono sulla Terra? Credo che sia per lo stesso motivo per cui anche noi viaggiamo, per conoscere questo meraviglioso universo. Acerca de lo que nos brinda este maravilloso universo. Ellos me han comentado que dicono che il pianeta Terra è veramente un'oasi, è unico. Dobbiamo stare attenti, perché se lo uccidiamo non sapremo dove andare. Veramente una pugnalata che mate. Non sono un eletto, un messaggero, un illuminato. Loro mi hanno completamente rispettato. Ed anch'io ho il massimo rispetto per tutto quello che mi hanno mostrato e detto. Carlos dice che i visitatori sono preoccupati per lo stato ecologico del pianeta e per il pericolo nucleare. Molte specie viventi muoiono ogni anno. Loro si limitano a sensibilizzare, ma non possono intervenire direttamente. Rispettano il nostro libero arbitrio. Le fotografie e i video di Carlos sono stati analizzati dal professor Quesada, docente universitario di informatica all'Università Gruppo Sol di Città del Messico. Sobre il caso di Carlos Díaz, la università tiene 3 anni investigando. Stiamo studiando il caso di Carlos Díaz da 3 anni. Fin qui non abbiamo alcun elemento per dubitare di lui. Professori e studenti hanno analizzato le sue foto e i suoi video. Non ha utilizzato modellini o globi luminosi. Il caso di Carlos Díaz era la possibilità di maquetas o globos e hasta il momento non abbiamo encontrado evidenza di che haya hecho maquetas. Abbiamo pure trovato numerosi altri testimoni del fenomeno nel villaggio di Tepoztlán. Sono persone di diversa estrazione sociale e completamente al di fuori del fenomeno UFO. Sono persone completamente di diversi status sociali e molte di esse completamente allejate da lo che è il fenomeno OVNI. Come università è quanto posso dire al momento. Non ci sono elementi di dubbio. Queste sono fotografie di UFO realizzate nel Canton Zurigo da Edward Meyer, più noto come Billy Meyer, un contattista conosciuto in tutto il mondo. Questi oggetti ricordano altri già filmati in Sud e Nord America. L'avventura di Billy Meyer iniziò nel 1975, quando una spinta interiore lo portò sulle colline. Avvistò e fotografò gli UFO. Più tardi entrò in contatto con degli esseri che gli dissero di venire dalle Pleiadi, a 500 anni luce dalla Terra. Per le nostre conoscenze una distanza certo insuperabile. Meyer da anni vive totalmente isolato.
sentiamo il suo portavoce, il dottor Moos Brugger. Come riescono a raggiungerci i pleiadiani? Li benutzen nicht den normalen Raum, sondern einen sogenannten Hyperraum. Non utilizzano lo spazio normale, ma si spostano nel cosiddetto iperspazio, che può essere raggiunto volando a velocità x volte superiore a quella della luce. Quando si raggiunge questa dimensione, tutta la navicella con gli occupanti si trasforma in energia al di fuori di una dimensione spazio-temporale. Per questo motivo possono spostarsi da un luogo all'altro in un attimo. Si ritrovano nel luogo desiderato in un baleno. La navicella e l'equipaggio si trasformerebbero dunque in energia. È quanto ci ha detto anche Carlos Diaz. Anche i pleiadiani si sono detti preoccupati per lo stato della Terra e per l'uso di armi atomiche che possono distruggerci e danneggiare l'intero universo. I pleiadiani sono esseri del tutto simili a noi, come mostrano queste fotografie scattate da Billy Meyer. Visitano la Terra da migliaia di anni e vi hanno delle basi. Hanno tentato di parlare ai governi terrestri, ma senza successo. Billy Meyer ha scritto su loro incarico a numerose ambasciate, ciò che gli ha causato molte difficoltà. A Billy Meyer i pleiadiani hanno trasmesso un insieme di insegnamenti per sviluppare la coscienza e la responsabilità dell'uomo, perché dicono di rispettarci profondamente. I pleiadiani ci danno insegnamenti che riflettono antiche verità esoteriche. Secondo me sono le autentiche, le vere leggi della creazione. Ci danno direttive per una giusta condotta di vita. Billy Meyer è un personaggio assai controverso. Dopo le prime esperienze di contatto del 75, è andato creandosi attorno a lui un gruppo di persone interessate al fenomeno che, anche in seguito ai molti attacchi e agli scherni subiti, si sono come chiuse in se stesse e isolate. Secondo taluni osservatori sarebbero diventati una setta. Ma va detto che non viene fatto alcun proselitismo né viene esercitata coercizione sui membri. Vi sono state accuse polemiche sull'autenticità delle fotografie e dei filmati di Meyer. Taluni materiali come questi sono certamente dei falsi. Secondo me non esiste alcuna contraffazione. Sarebbe stupido mostrare dapprima delle fotografie autentiche e poi infilarvi un paio di fotografie contraffatte. Perché mai lo si dovrebbe fare? I pleiadiani ci hanno detto che una parte delle foto e dei filmati di Meyer sono stati falsificati intenzionalmente da qualcuno per danneggiarlo. Questo è vero. Parte del materiale di Billy Meyer è stato analizzato gli scorsi anni con le tecniche più avanzate e va detto che è risultato autentico. Wendell Stevens, un ricercatore americano, ha esaminato sul posto l'angolazione e altri elementi delle fotografie dei filmati. Le fotografie si prestavano bene a questa verifica, essendo state scattate tutte di giorno con un panorama dettagliato sullo sfondo. Quando andai sul luogo dove Meyer scattò le fotografie, mi resi subito conto che non aveva potuto utilizzare un modellino. Meyer ha un solo braccio. Ha utilizzato un apparecchio fotografico malfunzionante. Il mirino era rotto in seguito a una caduta. Non poteva mettere a fuoco. A quel tempo Meyer non se ne intendeva molto di fotografia. Ha sempre fotografato all'infinito e con un diaframma 11. Sono state studiate anche le tracce lasciate dagli UFO con risultati simili a quelli effettuati anche altrove da istituti universitari
Vi è stato un intervento straordinario, inspiegabile. Sono stati analizzati i pezzi di metallo consegnati dai pleiadiani a Mayer. Sono di una lega sconosciuta, probabilmente risultato della fusione a freddo, tecnica che l'uomo non conosce. Anche le ricerche sul rumore degli UFO non hanno rilevato una frode. Sono di origine elettromagnetica con frequenze complicatissime. Vi sono ancora immagini stupefacenti. Guardate la punta dell'albero, si muove al passaggio dell'UFO. E qui si vede un mirage dell'esercito svizzero che osserva un UFO, un avvistamento mai ufficialmente confermato. Le analisi non hanno rilevato elementi sospetti. Il mirage ha un suo volume ed emana calore, non è una sovrapposizione fotografica. La testimonianza di Billy Mayer è, come le altre, sconcertante, ma ci sono elementi verificabili. Mayer è stato sottoposto anche alla macchina della verità, con risultati positivi. In Nord Italia incontriamo Giorgio Di Bitonto, che negli anni 70 ebbe una serie di incontri con esseri di levatura morale altissima a bordo di un UFO. Di Bitonto ci introduce in un tema molto importante. Oltre a incontri con esseri di altri pianeti, ma appartenenti alla nostra dimensione, ci sarebbero anche incontri con esseri di altre dimensioni, cioè di altri piani di esistenza. Di Bitonto e una sua compagna furono chiamati da una voce interiore in questa radura, dove assistettero più volte alla discesa di una forte luce bianca. Sul campo si posarono una nave a forma di sigaro con alcuni dischi volanti. Come sentiremo anche in questo caso, il tema della luce è centrale. Questo disco praticamente al momento in cui noi ci siamo avvicinati era una luce meravigliosa e siamo entrati in questa luce e appena siamo entrati in questa luce tutto di noi è cambiato. Cioè noi siamo rimasti noi, che siamo diventati un'altra persona, però non so come dire, è un senso di leggerezza, un senso di corporeità non più come la proviamo noi qui con molti inconvenienti. La possibilità di leggersi nel pensiero, la possibilità, questo lo so che è difficile da spiegare, di essere contemporaneamente in più luoghi. Ecco, ed entrando era proprio un ambiente. E poi questa luce ci ha portato dentro l'altra, che era molto più grande, che era l'astronave. Di Bitonto si trova dunque durante l'esperienza in un altro piano di realtà in cui è totalmente cosciente. Non è né un sogno né un'allucinazione. Era un mondo come questo, c'erano gli alberi, c'erano i fiumi, i laghi, c'era un sole anche lì, c'erano le nuvole, però in questo ordine di cose. Quindi fondamentalmente la realtà era quella del tridimensionale, la bellezza della vegetazione, la bellezza di un panorama, la bellezza del cielo, però in quella luce, quell'energia, quella realtà era, non saprei come dire, aveva un'espansione diversa, faceva parte di te e tu facevi parte di lei maggiormente. Anche a Di Bitonto fu mostrato su di una specie di schermo lo stato pericoloso del nostro pianeta e il futuro che ci aspetta. Il pianeta sta asfissiando, la vita è in pericolo, ma il destino è nelle mani dell'uomo. L'uomo della Terra deve veramente cambiare tante cose, altrimenti non è che viene l'Apocalisse perché Dio manda i fulmini dal cielo o Giove le saette dall'Olimpo, è l'uomo stesso che costruisce le premesse per una distruzione senza ritorno. Ecco, però poi il messaggio è positivo, cioè a noi è stato detto e mostrato con alcune scene che praticamente questa distruzione non avverrà, cioè Dio non si lascerà distruggere da alcuni che vogliono portare determinate esperienze negative all'eccesso una casa bella come questo mondo. La nostra casa comune. Quale valore fondamentale dovrebbe guidarci? È l'amore.
e come qualità dell'amore ci è stata indicata la bontà. E l'amore inteso come superamento dei limiti egoistici, dei tornaconto limitati, personali, cioè entrare in una visuale dove io non posso permettermi una cosa che a me piace ma a te dispiace, una cosa che viene a mio vantaggio ma nettamente a tuo svantaggio. Quindi questa ottica aperta ci porta oltre questo limite e ci porta in un'armonia universale, in una finalità universale dove tutto va a concorrere al fine che è buono. È una visione analoga alle grandi tradizioni spirituali. Come sono da intendersi i diversi piani di realtà in cui si manifesta l'energia vitale? A noi fu spiegato che l'energia tridimensionale forma il mondo fisico. Poi ci sono altre dimensioni superiori che loro hanno chiamato di energia cosmico-astrale. Cioè, questa energia vitale non è più solida come la materia, però non è ancora lo spirito. Assomiglia ancora molto alla solidità e alla forma della materia. Però loro hanno detto, mentre la materia è di forma tridimensionale, là abbiamo una pluridimensionalità. Abbiamo una, invece di tre forme, abbiamo molte più forme. E quindi più si sale in questa scala di dimensioni e di mondi, più ci si allontana dalla materia e più l'energia vitale è sempre meno solida come il tridimensionale ed è sempre più leggera e spirituale, finché si arriva a quella barriera ideale che loro hanno chiamato la barriera celeste, oltre la quale ci sono tutte le forme e non ce n'è nessuna. Cioè lì le forme vengono create se vogliono essere create, perché c'è la totale libertà dell'espressione dell'essere. Di Bitonto dice di aver visto sul piano più alto, ma dove ancora c'è la forma, alcune manifestazioni dello Spirito Supremo. Io però dico, questo l'ho vissuto, e quelle due persone, una era Gesù ed una era la Madre Divina, la Vergine Maria. Aggiungo che insieme a loro c'erano anche maestri orientali, c'erano anche figure grandi delle religioni o islamica o induista o buddista, e quindi c'erano anche queste persone. L'esperienza di Bitonto ricorda molto, per certi aspetti, quella di molti mistici portati in cielo in una sfera di luce o su di un carro di fuoco. La sua visione delle diverse dimensioni riflette quella di alcune grandi tradizioni religiose. Di Bitonto non si considera un messaggero e neppure ha un suo gruppo. L'aspetto mistico può certo sorprendere. L'incontro con esseri di luce può ricordare gli angeli, l'incontro con esseri immateriali può far pensare agli dèi. E forse talvolta il testimone può far ricorso a queste immagini per la necessità di esprimere la propria straordinaria esperienza. Giorgio Bongiovanni racchiude in sé l'elemento religioso e l'aspetto, diciamo, ufologico. È stato discepolo di Eugenio Siragusa, famoso contattista siciliano. Il caso di Bongiovanni è molto particolare perché presenta anche manifestazioni fisiche impressionanti. Io vedevo uscire dalla la Madonna da uno strano globo luminoso. Un globo luminoso a forma di campana. Come se fosse stata una campana di cristallo. Una campana dorata, così. Mi ricorda il classico tipo di UFO che si vede, che sono stati filmati e fotografati. Non voglio dire che era un UFO, però la rassomiglianza era tale che non si può non pensare a una relazione. Dopo questa visione, una voce interiore gli dice di recarsi a Fatima, dove la Madonna nel 1917 era apparsa a tre giovani. In quell'occasione una luce bianca fortissima brillò nel cielo accanto al sole e il suo calore asciugò i presenti bagnati dalla pioggia. Ancora una volta una luce bianca. Bongiovanni si reca dunque a Fatima nella speranza di un segno. Vedo sulla quercia del santuario, c'è una grande quercia, vedo di nuovo apparire questo essere di luce, la Madonna, Madre Celeste. Mi dà un messaggio lunghissimo, che praticamente si tratta della mia missione. Vedo uscire due raggi dal centro del suo petto, luminosi, che mi hanno colpito
qui, nel palmo delle mani. Perché io stavo così. Allora, quando ho visto, io vedevo il raggio, la gente non vedeva niente. Ho visto colpire nel palmo delle mani e io mi sono sentito morire dal dolore. Bongiovanni ha ricevuto le stimmate nelle mani, sui piedi, sul torace e da ultimo sulla fronte. Il misterioso fenomeno dura da anni ed è stato studiato da numerosi medici. Il sangue che esce dalle ferite ha caratteristiche diverse da quello in vena. La sanguinazione è abbondante e quotidiana. Io non devo rivelare niente, devo solo testimoniare quanto la Vergine Maria disse a Fatima nel 1917. Siccome quel messaggio è di estrema attualità, dove lei dice tante cose, la conversione al suo cuore immacolato, la conversione a Cristo, l'invito agli uomini a cambiare, l'invito alla Chiesa a cambiare, e parla anche di una cosa veramente straordinaria, del ritorno di Gesù sulla terra. Una seconda cosa mi chiese, di parlare di una rivelazione, e cioè che non siamo soli nell'universo. Adesso devo preparare l'umanità a questo incontro, perché ci sarà tra intelligenze che vengono dagli spazi esterni con l'intelligenza umana di questo pianeta, e ci sarà prima che Gesù ritornerà sulla terra. Gli extraterrestri sono esseri che sono stati creati dalla stessa intelligenza, dallo stesso Dio che ha creato noi. Soltanto che queste civiltà sono state molto lungimiranti, molto intelligenti, ad accettare la visita e a riconoscere la visita di coloro che li ha creati. Quindi il rapporto tra esseri extraterrestri e Gesù Cristo, diciamo che sono degli uomini come noi, più evoluti di noi, che hanno accettato la redenzione. E quindi questo gli ha provocato un balzo evolutivo nella loro civiltà, da farli rendere coscienti, da far realizzare dei valori che ancora noi non realizziamo. Tre volte li ho visti fisicamente. Erano questi esseri di luce che sono molto molto vicini a Gesù. Molto. Prima di confondervi, Bongiovanni tiene conferenze non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, Russia, Sud America, Africa. Attorno a lui si sono costituiti dei gruppi. Col messaggio di Fatima. Sì, il messaggio di Fatima, tu lo vivi. Sappiamo tutti cosa è Fatima, ma ognuno di voi può fare qualche cosa nel proprio piccolo, con la propria idea, con la propria cultura, con la propria religione, col proprio modo di vedere le cose. Può fare qualcosa, anzi deve, secondo me, fare qualcosa per salvaguardare la vita di questo pianeta. Gli esseri incontrati dai testimoni fin qui ascoltati sono stati descritti come buoni, rispettosi, preoccupati del nostro futuro. Certo, sono esseri molto diversi tra di loro e sembrerebbero provenire da differenti mondi. Ma ci sono anche testimonianze di episodi difficili, paurosi, come il famoso caso di Travis Walton del 1974, un boscaiolo americano rapito da un UFO davanti ai suoi compagni di lavoro. Sull'episodio fu girato il lungometraggio Bagliori nel buio. Walton, giovane e senza paura, scese dal camion su cui era con gli altri, si avvicinò all'oggetto e una luce lo investì. Non so quanto sia durato, ho creduto di trovarmi all'ospedale. Quando riuscii a prendere coscienza, vidi quelle creature sopra di me. Diedi di matto, diventai isterico. Lottai per allontanarle. I was pretty hysterical for the entire time. Mi fecero stendere su di un tavolo e mi misero una maschera sul viso. A mask was put over my face. And I tried to fight. Cercai di lottare contro di loro, ma persi i sensi.
Erano degli umanoidi, nel senso che avevano due braccia e due gambe, ma non erano certamente degli umani. Non avevano capelli, erano piccoli di statura. Il colore della pelle era grigiastro. Avevano degli occhi molto grandi. Il modo in cui mi guardavano mi spaventava. In seguito ricordo che mi ritrovai faccia in giù, nel freddo, all'aperto. Guardai verso l'alto e vidi una luce sopra di me. Guardai ancora per capire da dove venisse quella luce, ma in quel momento si spense. Non so se sull'astronave abbiano chiuso un portellone o una porta, ma la luce si spense proprio mentre mi giravo per guardare, perciò non so se la luce venne spenta o altro. So che vidi l'astronave un attimo prima che schizzasse verso il cielo, un attimo dopo era scomparsa. Travis Walton si ritrovò nel bosco. Aveva la barba lunga di 5 giorni, tanto era stato via. I suoi compagni erano stati arrestati per sospetto omicidio e sottoposti alla macchina della verità. Anche Walton lo fu in seguito. Non vi sono elementi per dire che l'episodio non sia reale. Beh, ripensandoci ora, forse non erano poi così cattivi. Ma se mi dovessi trovare ancora una volta in quella situazione, penso che me ne rimarrei sul camion insieme agli altri. La campagna piemontese. Maurizio Cavallo, persona molto sensibile e schiva, è stato vittima dal 1981 di numerosi rapimenti. Una notte, in compagnia di amici, avvistò una luce infuocata nel cielo. Da allora una voce interiore iniziò a parlargli e una notte lo obbligò a recarsi sul luogo dell'avvistamento. Mi ritrovai di nuovo in quel posto e così improvvisamente ancora mi accorsi che mi sovrastava un'enorme incandescente sfera di fuoco. Mi sentii svuotato. Ero racchiuso in un oggetto con stranissime luci che lampeggiavano tenuamente. E lì l'esperienza si trasforma in incubo, in io sono prigioniero di qualcosa, so di essere sveglio, so di essere nella mia realtà. Eppure è una realtà diversa, una realtà folle, orribile. E cominciò dentro di me a farsi udire una voce, un suono imperioso, ma nello stesso tempo calmo, quasi metallico, con delle inflessioni metalliche. E questa voce, questo suono, mi suggeriva di stare calmo. Vidi quest'essere, simili a noi, esseri umani di questo pianeta. Vestiva una tuta, una combinazione di volo non molto aderente. Quello che mi colpirono soprattutto furono gli occhi, immobili, occhi profondi con un taglio orientale. A lungo credette di impazzire, perse la famiglia e il lavoro. Cavallo fu portato in altri mondi che da allora dipinge, in basi sotterranee sulla Terra. Gli fu spiegata l'origine della nostra specie dovuta a intervento genetico degli alieni. Cavallo non ne parla volentieri e noi lo rispettiamo. E non ha messaggi. L'esperienza lo ha trasformato. Dipinge e compone musica. Buona parte della nostra colonna sonora è sua. Queste sono fotografie scattate da Cavallo. Gli UFO e i suoi piloti, del tutto simili a noi. Nonostante il trauma dell'esperienza, nonostante le infinite sofferenze, oggi mi sento un uomo libero. Our work does involve
Negli Stati Uniti da anni vi sono incontri organizzati da psicologi riservati ai soli contattati rapiti con lo scopo di aiutarli a superare i loro traumi. Molti elementi delle loro esperienze coincidono, cosa che dà loro maggiore credibilità. Lo psicologo Leo Sprinkle ne è il responsabile, è uno dei maggiori studiosi del soggetto. La mia opinione è che la maggior parte dei contattati è psicologicamente normale. Non si tratta, cioè, di psicotici, di nevrotici, eccetera. Sono persone intelligenti e colte. Sono sincere nel descrivere ciò che dicono stia accadendo a loro. Anche lo psicologo Richard Boylan, noto studioso del tema, segue da anni molti contattati. Questo è il suo parere. Ho lavorato con 165 persone che hanno avuto incontri con extraterrestri. Capire i loro sentimenti può aiutarli a rendersi conto che la loro esperienza non è una cosa strana accaduta solo a loro, ma anche a migliaia di altre persone. Negli ultimi anni si è molto parlato di rapimenti effettuati da piccoli esseri dalla grande testa, i grigi, dal colore della loro pelle. Sono episodi segnalati soprattutto dagli Stati Uniti, ma anche in Europa e altrove. Bud Hopkins è uno degli studiosi più famosi del tema. Ha seguito molte centinaia di casi nel mondo, aiutando i rapiti a superare il loro trauma mediante l'ipnosi, anche se parecchi rapiti ricordano coscientemente il fatto. Spesso il rapimento avviene di notte. I grigi possono attraversare i muri materializzandosi e smaterializzandosi. Comunicano telepaticamente. I grigi portano la persona nell'astronave attraverso un tunnel di luce. Il rapito è poi sottoposto a una visita medica con prelievi diversi. Agli uomini quasi sempre viene preso dello sperma e alle donne degli ovuli. Spesso sul corpo del rapito vi sono poi cicatrici come queste vecchie di quasi 10 anni che il testimone si è scoperto dopo un rapimento che ha potuto ricordare in ipnosi e che è stato confermato da testimoni. Rispettiamo il suo desiderio di riservatezza. Bud Hopkins mostra numerosi esempi di ferite, ma vi sono casi in cui si è perfino scoperta l'esistenza di piccoli oggetti impiantati nel rapito. Essi sono stati studiati da laboratori universitari, sono oggetti estranei di cui non si capisce lo scopo. L'obiettivo principale del rapimento sembra avere a che fare con la necessità da parte degli alieni di prelevare dagli umani, in particolare il loro sperma, i loro ovuli, le loro cellule, in modo di ottenere il nostro DNA, cioè il nostro patrimonio genetico, per poi mischiarlo con il loro. È come se volessero creare un ibrido. In certi casi una donna è stata rapita più volte e poi le è stato mostrato un bambino con uno strano miscuglio di caratteristiche umane e aliene. Nell'UFO le viene detto che si tratta del suo bambino e che deve accettarlo. Evidentemente i grigi non ci capiscono, non capiscono le emozioni umane. Studiano il sistema riproduttivo umano e cercano di capire anche le nostre emozioni. Credo che siano interessati a cose per noi molto semplici, come ad esempio il modo in cui ci prendiamo cura dei nostri figli, di come ci prendiamo cura gli uni degli altri, di come nascono legami sentimentali, tutto ciò che ci rende umani, insomma. Sono interessati alle emozioni, perché loro non le hanno.
Sembrano avere un loro programma, dei loro progetti, che a quanto pare non hanno niente a che fare con il bene dell'umanità. Gli umani sviluppano paure nei loro confronti come se fossero il diavolo, ma loro, i grigi, non hanno mai voluto fare del male deliberatamente a qualcuno. Questo rende il fenomeno ancora più strano. Il comportamento dei grigi non è in rapporto alla paura, ai desideri, alle speranze dell'uomo. Tutto ciò mi fa pensare che i grigi siano del tutto estranei al nostro universo, che abbiano comportamenti e necessità propri. Solo accidentalmente fanno cose terribili agli umani. Non è il loro scopo, ma talvolta accadono. Ma ci sono prove, oltre agli impianti nel corpo, che sia tutto reale? Ho molti disegni di simboli che i rapiti hanno visto all'interno delle astronavi, simboli sconosciuti. Ho circa 45 esempi dello stesso simbolo disegnato da testimoni diversi. Per esempio, tre persone hanno disegnato separatamente dei simboli, delle scritte a loro sconosciute e viste nell'UFO. Dopo ho mostrato loro i disegni fatti dagli altri testimoni. Erano identici ai loro. In tutti e tre i casi, i testimoni sono scoppiati a piangere, tanto erano turbati da questa conferma. Speravano infatti che non fosse vero, che fosse solo fantasia. Certo, sono cose sconvolgenti, tanto da essere perfino incredibili, nonostante le prove di Bud Hopkins. Si preferisce negare. Il professor John Mack, ordinario di psichiatria ad Harvard, fu coinvolto nel tema da Hopkins. All'inizio Mack fu molto scettico, ma poi studiò oltre 50 casi. Le esperienze delle persone rapite sono totalmente autentiche. Non ho alcuna ragione per credere, per concludere che sia accaduto qualcosa di diverso da ciò che mi hanno riferito. La mia professione è la psichiatria. Per 2 anni ho studiato attentamente più di 50 casi, durante centinaia di ore, giungendo alla conclusione che ciò che dicevano era la verità, che si trattava di esperienze reali e che ciò che era loro accaduto in taluni casi aveva creato gravi disturbi, ma in altri era stata un'esperienza illuminante. Vi sono infatti molti casi in cui, dopo il prelievo di sostanze organiche, un alieno alto, piuttosto umano e che sembra dirigere i grigi, ha mostrato ai rapiti i pericoli che l'umanità sta correndo. In molti testimoni ciò ha provocato una trasformazione interiore. La dimostrazione che siamo in contatto con un'altra intelligenza, di cui certo non sappiamo l'origine, ma che ha già coinvolto centinaia di migliaia, 1 milione di persone. Questo fatto ci invita ad aprirci all'universo, ad una maggiore consapevolezza di noi stessi e dell'universo in cui viviamo. La nostra consapevolezza diventa più interessante, più viva, più ampia. Penso che ciò sia la cosa più importante nel nostro lavoro. Va aggiunto un altro aspetto misterioso del fenomeno, quello delle mutilazioni animali studiato da Linda Howe in molti paesi. È infatti un fenomeno diffuso, anche se se ne parla poco. Vi sono migliaia di casi di animali da allevamento e selvatici trovati in zone impervie, cui sono stati asportati organi, specialmente quelli riproduttivi, con una tecnica altamente sofisticata. Molti casi negli Stati Uniti sono stati certificati dall'autorità. The hallmark
Il motivo per cui questo fenomeno dall'inizio, cioè dagli anni 60, è sembrato così strano, era che non c'erano tracce di sangue nelle ferite e non c'era nemmeno sangue per terra. Non c'erano neanche tracce attorno all'animale, nemmeno le sue. In molte occasioni è stata vista una luce scendere dal cielo. Tra i documenti in mio possesso relativi a centinaia e centinaia di casi da ogni parte del mondo, ho anche i resoconti di testimonianze oculari di fatti avvenuti in pieno giorno. Vi si legge che sono state viste delle creature non umane trasportare un vitello o una mucca dal pascolo verso uno strano oggetto non identificato. Più tardi fu poi trovato l'animale mutilato sul terreno del pascolo. Oppure l'animale semplicemente è scomparso dalla fattoria. Vi sono anche una mezza dozzina di testimonianze oculari degli Stati Uniti, secondo cui è stato visto un raggio di luce scendere da un oggetto sospeso nel cielo. Il raggio ha poi avvolto un animale, l'ha sollevato e trasportato. In alcuni casi l'animale mutilato è poi stato gettato al suolo, in altri è stato calato al suolo all'interno della fascia di luce. Abbiamo iniziato questa puntata dicendo che vi sono dichiarazioni ufficiali sull'esistenza di UFO intelligenti, ma nessuna su chi li guida. Abbiamo poi sentito numerose testimonianze di persone che dicono di essere entrate in contatto con gli extraterrestri, con esseri altamente evoluti, rispettosi della nostra autonomia, preoccupati del nostro avvenire. Taluni incontri ricordano molte esperienze mistiche, ma ci sono anche casi inquietanti di rapimenti di umani e di mutilazioni di animali. Sembrerebbe perciò che ci siano visitatori assai diversi, con obiettivi molteplici e spesso incomprensibili. Ma è un fenomeno nuovo? Secondo molti studiosi, no. Da migliaia di anni siamo visitati dagli UFO.